Questa mattina invece c'è stata la presentazione dei candidati delle liste di Forza Italia a Pescara presso la sede regionale in via Carducci, proprio per le imminenti elezioni dell'8 e del 9 giugno. Oltre ai candidati, all'evento c'erano il segretario regionale e deputato di Forza Italia Nazario Pagano e il segretario provinciale Lorenzo Sospiri. Forza Italia si presenta con una squadra compatta, ha dichiarato il sindaco uscente, il ricandidato Carlo Masci. Aggiungiamo nomi nuovi e freschi agli uscenti ricandidati, cosa che è successa solo con Carlo Pace. Corriamo convinti di poter vincere al primo turno. L'Abruzzo è una delle regioni in cui Forza Italia esprime grandi consensi. Presente anche, dicevamo, Lorenzo Sospiri, che ha detto Forza Italia è stata elemento di stabilità nel centrodestra. Possiamo dire che gli obiettivi più prestigiosi colti da Carlo Masci, dalla bandiera blu alle aree di risulta, all'abbattimento del ferro di cavallo, alla definizione di porto, aeroporto, nuova politica culturale con il Festival dell'Anziano e il G7, portano il marchio di Forza Italia a ogni livello. Va ricordato anche l'ospedale Covid, la battaglia per l'idea di secondo livello. La nostra lista, mi sono candidato tante volte, ha detto Sospiri, ho conosciuto leader nazionali, a volte ho vinto, a volte ho perso, facendo un'opposizione leale, ma non ricordo una lista così forte. Radicata in tutte le zone della città, rappresentativa di tutte le componenti, mai vista così assemblata tra esperienza, una lista così forte ha tre obiettivi: vincere al primo turno le elezioni del sindaco, essere la prima lista della coalizione di centrodestra ed essere la guida del governo di centrodestra in continuità, che non significa non cambiare le cose, ma anzi farle meglio. E poi era presente, dicevamo, anche l'onorevole Nazario Pagano, che ha detto Lorenzo Sospiri ci ha messo cuore, competenza ed esperienza per creare questa lista con un grande gioco di squadra. Il sindaco uscente, ricandidato, è di Forza Italia e noi crediamo nella collocazione politica, nel senso dell'amicizia e nella competizione sana che unisce. L'apertura della campagna elettorale di Carlo Masci si terrà venerdì 17 maggio alle ore 18 al Ferro di Cavallo di Pescara.